ce l'abbiamo fatta, ce l'avete fatta, e soprattutto ce l'hanno fatta anche le tante persone che hanno creduto in questa iniziativa. Finalmente l'associazione Teniamoci per Mano ha il suo pulmino. Sì, proprio sì. siamo felici, insomma, ce l'abbiamo fatta. Domani sera chiudiamo la nostra raccolta fondi per l'acquisto del pulmino con una pizza solidale, una pizza dove vorremmo che tutti i nostri amici fossero presenti, e i ragazzi, lo diciamo, insomma, taglieranno il nastro del pulmino che arriverà durante la serata. Quindi bene, siamo in fermento per domani sera con qualche piccola sorpresa per i nostri ospiti. Insomma, ringraziamo tutti davvero. Quanto è durata questa campagna? È durata tanto, però dobbiamo dire che non abbiamo molto invaso le sì, persone nel loro... Con molta discrezione abbiamo lasciato fare al tempo, abbiamo lasciato fare anche alle coscienze di questo paese. Non abbiamo voluto creare 100.000 eventi, non abbiamo fatto locandine, abbiamo aspettato il suo tempo, quindi insomma il suo tempo è arrivato. Il pulmino c'è. Anna Rita, infatti appelli ne abbiamo fatti parecchi da questa radio, e diciamo che la gente ha risposto. Sì, ha risposto. Volontariamente, davvero, spontaneamente. Ha molto funzionato il fatto che abbiamo detto che insomma tutti, anche nel piccolo, insomma, potevano fare tanto. Infatti così è stato, insomma, parecchie persone hanno risposto. Noi siamo veramente contenti, però non molliamo, insomma, domani sera c'è questa pizza solidale, quindi veramente vi preghiamo, insomma, di venire. È sempre un modo comunque per contribuire, perché comunque voi lo sapete, il pulmino sì c'è, però poi richiede spese, comunque ci sono delle cose da affrontare, quindi insomma domani sera vi aspettiamo. È anche un modo per vedere la felicità dei ragazzi, perché appunto, come già detto Franca, domani sera inaugureremo, insomma, questo pulmino, quindi i ragazzi taglieranno il nastro, ci sarà il parroco che benedirà comunque questo pulmino, e sarà anche un modo, insomma, per stare insieme, per stare un po' con loro, per appunto rendersi conto di quello che, insomma, del regalo di quello grande che fate, che certo, mi hanno fatto a loro, e vedere quello che facciamo. Ecco, diciamo anche che le attività adesso potranno prendere anche il largo. Non osiamo pensare a quello che faremo con questo pulmino, perché insomma credo che la sede resterà vuota parecchi giorni. È parecchio. Abbiamo tante cose in programma. Ora possiamo dirlo, però, il nostro primo progetto con il pulmino sarà proprio un tour in Calabria. Chiaramente un tour a giornate prestabilite, quindi andremo a visitare i borghi della Calabria. Ne abbiamo scoperti alcuni meravigliosi, quindi i ragazzi visiteranno, e noi anche, perché molti di noi ne hanno bisogno, la propria terra. Quindi iniziamo dalla nostra regione. Ecco, guardate, non capitate per caso oggi, no, in questa puntata, perché leggiamo anche di proteste solitarie, ad esempio, che sono avvenute a Catanzaro, a Crotone, da parte di un padre che da solo, con un palloncino blu, per ricordare alla regione, il palloncino blu è il simbolo un po' dei malati di autismo. Di coloro che sono affetti da questa patologia. E purtroppo, purtroppo la regione abbandona più che aiutare. E quindi una rete solidale è davvero importante. La solidarietà e il volontariato in Calabria salvano proprio le famiglie dalla solitudine. Assolutamente sì. Io veramente non è un modo di dire, ma dove arrivano le associazioni, i gruppi di persone, il volontariato, non arriva l'istituzione. Guarda, io la devo dire questa cosa, il volontariato non ha orario, non ha tempi, non ha festività, corre lì dove c'è bisogno, sempre, è sempre presente. Quindi l'autismo poi è una storia a parte, perché sono ragazzi che veramente avrebbero bisogno di un sostegno continuo, perché possono essere integrati nel mondo
in maniera normalissima, vanno seguiti. La regione, lo Stato, il governo, chi sia, deve prendersi in carico questa cosa. Ogni disabilità è infatti un ostacolo, non per chi la vive molte volte, ma purtroppo è un ostacolo che imponiamo noi. E questo lo diciamo sempre, ecco. Trattiamo questi ragazzi in maniera normale, aiutiamoli perché hanno bisogno di aiuto, sono fasce deboli, sono fasce un po'... ma trattiamoli in maniera normale, no? Quando li incontriamo per strada, quando stiamo con loro, non la guardiamo sta benedetta disabilità. Sono ragazzi che rispondono alla normalità con una semplicità, sì, incredibile. Basta essere semplici, naturali, naturali. Semplici. Poi ci sono, lo ripetiamo, le disabilità po' più complicate. Eh beh, certo. Lì entriamo in un altro campo, entriamo in un altro campo. Quotidianamente, Anna Rita, tu ne sai qualcosa, sì, no? Sì. Noi con i nostri ci divertiamo tanto. Fantastico. Ci divertiamo tanto. No, io non noto niente, te lo dico sempre, per me, io quando vado da loro sto bene. Scherzo con lei, con loro, con tutti, come se scherzassi comunque con te, nel senso non... Io li vivo sicuramente magari anche in modo diverso. È che fa arrivare la quotidianità comunque alla gente. La gente forse pensa che tutto poi si riduce all'apparire, a prenderli per mano, no, a tenerli così. No, la quotidianità è ben diversa. Noi con loro scherziamo, combiniamo delle piccole marachelle durante il giorno. Io facciamo credo scherzi. Che vi troviate anche di fronte ad alcuni momenti particolari che dovete saper gestire. Sì, caspita, quello sì, quello sì. Caspita, è tutti i giorni. Ci sono tutti i giorni delle situazioni, però insomma cerchi di, cioè, si risolvono, insomma è una grande famiglia. Poco tempo fa Franca mi raccontò un episodio e insomma come la devo raccontare? No, come no? Stavo Siamo pensando, allora comunque Gina, c'è stato un periodo che non è stata bene, un giorno loro sono andati a trovarli e Gina se ne esce, portatemi a casa. Lei a casa al centro. Al centro, scusami, perché lei appunto dicendo al centro è comunque una sorta di casa, una sorta di seconda famiglia, quindi noi là comunque siamo tutti una famiglia, quindi come in tutte le famiglie ci sono le giornate no, le giornate sì, certo. Si scherza, si ride, litigate, si litiga, le litigate. E quindi però insomma è un bel gruppo e io credo che quando Franca mi ha detto, sai, tra di noi quando parliamo, anche perché dovete sapere, lo dico qui ufficialmente, io e lei litighiamo sempre, siamo questo un po' è l'importante, il diavolo come è l'acqua santa, come tutte le famiglie, però la voglio bene, le buone purtroppo. Famiglie devono, sì, litigare. Parlando con lei, io dico che parecchie persone hanno risposto, che comunque ha dimostrato con i fatti e si vede con loro che comunque questa associazione fa, questa associazione, certo, lavora, perché la gente è intimorita a volte, perché tu lo sai, gli scandali che si sentono sull'associazione, invece no, lei ha dimostrato con i fatti che comunque questi ragazzi escono, hanno fatto tantissimo, di tutto e di più, quindi lei l'ha dimostrato con fatti, ci sono video che lo dimostrano, documentazioni, foto, abbiamo fatto, ti ricordi, anche la mostra per il decennale, per tutto quello che avevano fatto i ragazzi, quindi diciamo che lei con mano dimostra insomma che questa associazione c'è, che questi ragazzi ci sono, fanno. E che comunque fanno, sì, fanno. Dimostriamo. Ci mancherebbe. Insieme. Il CSV anche si è impegnato, vi ha dato una mano. Ci ha sostenuto non economicamente. Sì, il CSV non sostiene alcuna associazione, anche perché sono tutte le associazioni, certo, di Calabria. Però ci ha seguito passo passo nel nostro percorso fino ad arrivare al pulmino, insomma. Quindi anche loro hanno dato assolutamente il loro contributo. Un sostegno forte, perché anche quello morale serve. Un sostegno forte che non deve mai mancare. E sostegno anche, però l'importante è stato recuperare poi il sostegno del territorio. Avete creato rete. Abbiamo creato rete. Questo lo vogliamo, sì, dire, Anna. Sì, no? sì, abbiamo creato rete. Ti ripeto, non avendo fatto grande pubblicità, se non sui social e qui con te alla radio, però magari sai, gli anziani, insomma, magari non tutti, certo, hanno sentito. Eppure, insomma, hanno risposto, sì. Ma ormai ci siamo resi conto che comunque ci chiamano per tante cose, magari, che ne so, qualsiasi cosa, insomma, ci tengono presente. Ma poi quando le iniziative sono spontanee,
E la gente è stesso che si sente in dovere assolutamente di partecipare, proprio perché anche poi la gioia di partecipare, certo. La gioia di partecipare ad una cosa e così. Infatti noi di adesso esserci. Andiamo a leggere proprio di in esserci. Diretta sì. Un messaggio, no? Che è arrivato stamano. È arrivato stamane, voglio dire. Lo leggiamo così non sbagliamo alcuna parola. Stamattina prendo Facebook e troviamo questo messaggio. Una ragazza che da lontano ci dice: mi piacerebbe partecipare, ma sono lontana. Potrei offrire la pizza a qualcuno che non può permettersi di venire? Fatemi sapere se è possibile e come inviare il contributo. Grazie. È un messaggio che ci è piaciuto tanto. Ci è piaciuto tanto perché racconta che cos'è veramente l'essere solidale. Cioè, voglio esserci, non posso esserci, ma ci sarò attraverso un'altra persona alla quale offro una pizza. E noi abbiamo avuto un'idea, quella di andare tra gli ospiti della Caritas di Don Marco e invitare una persona a venire a trascorrere la serata con noi. Bene. Questa idea, quindi la pizza da lontano arriverà domani sera ad una persona del posto. Franca, noi abbiamo la vostra segretaria. La nostra segretaria. Gina. Ciao a tutti. Quindi Gina, prego, tu puoi lanciare l'appuntamento di domani. Domani sera. Ah sì, venite tutti quanti domani sera. E contribuite tanto al pulmino. Allora, è sempre spontanea e diretta. È sempre spontanea e diretta, altro che proclami, voglio dire. Se non ragionati, insomma, diretti. Essenza. Quindi, Franca, allora ricordiamolo ancora una volta. Domani sera dalle 20 in poi, Tortora Marina, pizzeria più che un vizio, un ospizio, di fronte alla pompa di benzina. Sì. Di Tortora, taglieremo di Tortora, sì, taglieremo il nastro del nostro pulmino, che diciamolo, per molte associazioni è una cosa normale. Io sento ma un pulmino per noi è stato un sogno difficilissimo da raggiungere, senza l'aiuto appunto di questa rete che abbiamo creato, degli amici, di chi crede in quello che facciamo, non ce l'avremmo mai fatta, non avremmo mai avuto il nostro pulmino. Ricordiamo, quindi domani sera anche una pizza solidale, quindi il costo di una pizza, una serata condivisa, un po' di musica, tanta gioia. Ricordiamo anche che davvero dietro questo pulmino c'è stato la beneficenza spontanea della gente. Sì, contributi piccoli, più importanti. L'avete ringraziati in ogni modo, passo li passo. Li ringrazieremo per sempre, perché li porteremo in viaggio con noi, nel senso che i loro nomi saranno incisi, stanno per essere incisi, oggi dovrebbero finire il lavoro, sul nostro pulmino. Quindi sarà firmato da chi ha donato il proprio contributo, che è una cosa bella, no? E allora una firma a vita. Indubbiamente. Anche nel nostro cuore però ci sono, Bene, io vi ringrazio davvero e grazie a te. Vedremo per domani sera, Gina. Domani sera, vabbè, quindi venite tutti. Vi aspettiamo domani sera. Buona giornata. Buona giornata.